Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione. Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram. Buondì fiori, buondì tose, o buonasera fiori, buonasera tose, e indipendentemente da che ora guardare questo video, campioni d'Europa. Come andiamo? Spero ben. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso con furore e con... Ben ritrovati su Stene Channel e bentornati a casa Stene in versione estate, in versione campioni d'Europa. Veramente un qualcosa di esaltante, un qualcosa che ci voleva. Dopo tutto quello che abbiamo passato con la pandemia, tutta la crisi economica che c'è in Italia, almeno un po' di soddisfazione finalmente. È arrivata questa vittoria da parte degli azzurri che mancava da 50 anni. Una vittoria che mi esalta ancora di più e penso che esalti tantissimi come me, ovvero generazione metà anni 70, che ne abbiamo passate di ogni. Sì, è vero, potete dirmi, Stene, tu comunque c'eri quando è stato vinto il mondiale del 1982 in Spagna dalla nazionale di Berzot, ma ero troppo piccolo per capire la portata di quell'impresa. Poi ok, ho goduto come un maledetto nel 2006 insieme a tantissimi di voi, però ragazzi, in mezzo c'è stata la delusione di Italia 90. Cioè, solamente chi ha vissuto può capire. E questo europeo mi acchiappa bene ancora di più perché a questa vittoria è associata Notti Magiche. Ed era una canzone che era inizialmente nata proprio come colonna sonora, come inno ufficiale dei mondiali di Italia 90. Quindi ogni volta che lo ascoltavo sto brano, sì, mi ritornava alla mente comunque un bellissimo periodo della mia gioventù, un bellissimo periodo che stava vivendo la nostra penisola, però c'era sempre quell'amaro, perché pensavi, cazzo, in casa nostra avevamo veramente una nazionale fortissima, il mondiale a portata di mano e siamo riusciti a farcelo scappare, siamo arrivati solamente terzi. Questo europeo, diciamo, rinnova, refrescia un po' tutto quanto. E grazie di cuore veramente ai ragazzi di Mister Mancini, perché secondo me hanno fatto una manifestazione perfetta e ciò che abbiamo conquistato è meritatissimo. Un successo che secondo me è ancor più esaltante per tutta una serie di motivi. Il primo, questo popolo di beoti, di pecoroni, perché tali si possono definire, se l'è preso in saccoccia, anche perché ha seguito, ha emulato l'esempio di un 26enne, tale Lewis Holden, ok, che ha dimostrato di avere l'intelligenza che è inferiore a quella di un mocassino bucato. Questo personaggio è andato a tatuarsi alla vigilia, alla previgilia della finale, la coppa raffigurante il trofeo europeo con sottoscritto It's coming home, convinto che la sua nazionale la portasse a casa. Il brutto è stato, che poi adesso è il bello, perché io e tanti italiani come me stiamo godendo di questa cosa, che tantissimi inglesi lo hanno emulato, quindi sono stati presi d'assalto i tatuatori e adesso è saltato fuori nel web che tanta gente si ritrova ad avere questo tatuaggio che raffigura in tutto e per tutto una delle sconfitte più cocenti della storia del calcio inglese. E allora, per farli rosicare ancora di più, ragazzi, lanciamo noi il nostro tormentone, quindi su qualsiasi post che facciamo, YouTube, Facebook, Instagram, su tutti i social, ma ce lo mettiamo sto bel hashtag It's coming Rome, che li facciamo rosicare ancora di più e così imparano veramente ad essere così sbruffoni tanto da non avere un minimo di considerazione del nostro popolo e della nostra nazionale. La seconda poi è un qualcosa che veramente rasenta la maleducazione più becera. I fischi al nostro inno nazionale. Le botte riservate ai nostri tifosi al termine della gara.
E successivamente poi, quello che mi ha veramente stupefatto è che la squadra inglese, neanche il tempo di essere premiata con l'alloro d'argento, che se l'è tolto ed è andata dentro in spogliatoio. In più, tutto questo pubblico inglese, lo stile british, la sportività anglosassone, cioè nel momento in cui c'è stata la premiazione dell'Italia, Wembley era vuoto. Wembley era deserto, c'erano solamente i nostri tifosi e per giunta la squadra inglese, la nazionale inglese non è rimasta neanche lì ad omaggiare chi ha vinto meritatamente in mezzo al rettangolo verde e si devono vergognare a 360 gradi di questo episodio. Devono veramente sotterrarsi di fronte a una scena di questo genere e che nessuno si azzardi più a parlarmi dello stile british, perché se lo stile british è questo, bene, sono strafelice di essere italiano. A condire il tutto con questa zuppa inglese di figure barbine, sono arrivate anche gli insulti via social da parte di una frangia dei supporters anglosassoni, tre calciatori inglesi di colore, ovvero Rashford, Saka e Sancho, che sono i tre atleti che hanno avuto la sfortuna di fallire i penalty decisivi. Di fronte a un episodio del genere, dove appunto dovrebbe prevalere questo famoso fair play, questo stile inglese, il popolo anglosassone ha dimostrato tutta la sua sportività, esternando in questo modo la loro delusione. Detto che, ripeto, non ci sono assolutamente commenti da aggiungere di fronte a queste esternazioni razziste da parte di una frangia di supporter inglesi, concludo questo video, che penso sia stato uno dei più polemici che abbia mai realizzato, ma vi chiedo scusa, c'avevo queste cose dentro e ho voluto esternarle. Vorrei appunto terminare questo riflesso filmato con un pensiero rivolto a due giornalisti professionisti, due personaggi pubblici che magari non piacciono a tutti, ma che professionalmente, a causa del Covid, hanno subito uno smacco enorme. E mi sto riferendo ad Alberto Rimedio e ad Enrico Variale. Sono le due voci che ci hanno accompagnato nel corso di questo torneo, Variale dallo studio e Alberto Rimedio invece dal campo. Purtroppo questa schifosa pandemia, questo virus maledetto, li ha privati di un momento professionale probabilmente atteso da una vita. E quindi mandandogli veramente un forte abbraccio e tutta la mia solidarietà, mi auguro che ciò che gli è accaduto oggi lo possano recuperare un domani che significherebbe un qualcosa di radioso per tutti noi, perché magari la nostra nazionale è riuscita a conquistare un altro mondiale o un altro europeo. Bene fioi benetose, direi che il video si può concludere tranquillamente qui. Grazie per la vostra cortese attenzione e mi congedo come sempre dicendovi che vi voglio bene, stiamo bene e ci vediamo al prossimo video o alla prossima puntata di Casa Stene. Ciao a tutti, campioni d'Europa, hashtag It's Coming Rome.